bentornati nella sfavillante canale Nice Superstar. Quando sono in questa postazione ci trucchiamo insieme. Mi vengono richiesti get ready with me, ma tipo il pane, fallo. E in questo get ready with me ti voglio fare vedere i miei prodotti make up antisudore, anti-afa, anti-estate, non so come dirlo. Nel senso che resistono veramente al caldo e al sudore. Tra l'altro li ho messi tutti alla prova durante le sessioni di allenamento. Dici tu, ti trucchi per andarti ad allenare? Non sempre, a dire il vero, cioè io preferisco un po' più au nature, per svariati motivi. Intanto per così la pelle non ha niente sopra, va tranquilla. Secondo, perché così non essendo truccata, se, quando sudo, perché sudo, prendo bel mio telo e faccio così proprio da principessa. A volte vado truccata perché voglio testare un prodotto, è successo diverse volte, infatti spesso e volentieri nelle recensioni dico questo resiste al sudore, questo non resiste al sudore, questo è veramente waterproof, questo ce l'hanno scritto sopra però non si capisce perché, e a volte tipo oggi mi guardo e dico no. Quindi prendo la palla a balzo e parliamo di questi prodotti antisudore che, ti ripeto, funzionano, reggono, due in particolare reggono. Comincio con questo che è un contorno occhi. Per gli amanti della mia pronuncia della R, della ROC, con tre R ovviamente. È un contorno occhi leggerissimo. Ah, questo prodotto mi è stato inviato da ROC. È un contorno occhi leggerissimo. Da quando l'ho provato la prima volta, praticamente non l'ho più abbandonato, come si può intuire dall'usura della confezione, perché è leggerissimo, cioè ha una consistenza stupenda. Inverno non lo so, per questo periodo è la consistenza che io amo, perché è proprio leggero, impalpabile, idrata, non si sente, come base trucco è fantastico. Anche Priscilla è d'accordo, e se è d'accordo Priscilla potremmo concludere qui il video. Quindi dicevo, idrata, dà questa sensazione veramente lissante, cioè, è vero amore mio? Quindi manco lei mi riconosce dopo che lo metto. Io sono una mamma. Come base trucco è perfetta, andiamo avanti. È un'ora che ripeto le stesse cose perché mi sono confusa. Due prodotti, te li ho mostrati entrambi e ti ho fatto vedere come uso entrambi. Oggi io ti dico, a distanza di mesi dall'acquisto sia dell'uno che dell'altro, che entrambi sono realmente anti-sudore. Low Cost Active Foundation di Kiko, che io utilizzo con il metodo alla parigina. Nel video del fondotinta alla parigina, che ormai è la mia applicazione preferita, cioè io ormai da anni applico il fondotinta in quel modo, punto e basta, non esiste altro modo di applicare il fondotinta, ti faccio vedere esattamente come uso questo prodotto e oggi confermo che resiste al sudore, resiste all'afa, resiste al caldo. Tu lo metti, rimane lì. Preso in saldo una decina di euro se non sbaglio, è veramente un prodotto che merita. Tra l'altro di questo prodotto mi piace il finish luminoso, non luminoso eccessivo, però è luminoso sano, pelle pulita, dico io. Il prodotto che utilizzerò oggi invece è il mio amatissimo Bye Bye Under Eye, che quando ho comprato ho pensato è esagerata questa confezione, troppo prodotto, invece oggi ti dico no, perché non ti dico che lo sto finendo, ma sono a meno di metà del prodotto, perché è qualcosa che io praticamente utilizzo tutti i giorni. In questo video ti faccio vedere la mia versione definitiva sull'applicazione, perché ho provato ad applicarlo in diversi modi. Quello che ti sto per mostrare è secondo me il miglior metodo di applicazione, perché con la spugnetta perde tantissimo, con le dita sì, ma rimane troppo prodotto sul viso. Per quanto sia coprente e rimanga lì, non si muove questo correttore, cioè è là, cioè tu lo metti, non si muove, però risulta essere poco naturale. Con il pennello, adesso ti faccio vedere, il correttore risulta essere naturalissimo. È un prodotto molto pastoso, molto. Guarda cosa faccio, premo leggermente e faccio questi puntini, mi fermo, puntino qui su. Questo correttore, il mio è il colore 21.0 medium tan. Questo correttore necessita di una buona idratazione e per il mio contorno occhi va perfettamente d'accordo con il contorno occhi della ROC, che è leggerissimo, devo dire che insieme vanno alla grande. Ti mostro due pennelli che ovviamente sono sporchi, perché a me lavare i pennelli prima di fare video sembra brutto ogni volta. Ti mostro
Ria Techniques, questo è un expert face brush, oppure NYX, il numero 25, che è leggermente angolato. Questo di Ria Techniques è decisamente più morbido. Io comincio a lavorarlo nella parte esterna, mai dalla parte interna, e poi continuo. E lo porto sempre dall'interno verso l'esterno. Effetto naturalissimo, guarda, proprio è incredibile. E rimane così fermo fino a quando lo strucco. Con il pennello sporco vado sulla palpebra, ma giusto perché dare un po' di uniformità, anche perché io ho anche la palpebra scura. Le mie occhiaie sono genetiche, voglio dire, io potrei dormire leggermente di più, però in realtà le mie occhiaie sono genetiche, ci sono nata nella famiglia di mia madre, le hanno tutte. Comunque il trucco con questo correttore è cominciare dall'esterno e picchiettare in questo modo, e poi andare sempre dall'interno, sempre verso l'esterno. Il risultato è naturalissimo, coprentissimo, perché l'hai visto la situazione di partenza, non è proprio wow, che bel colorito fresco che hai, hai dormito bene, cioè si vede che stai bene in pieno luglio, ti piace anche andare al mare, tu che sei palermitana, c'è da 10 minuti da casa. Questo correttore qui mi piace tanto perché oltre a metterlo e non si muove più, è luminoso, guarda, proprio luminoso. Sì, è pastoso, ma se lo si sfuma con questo pennello diventa naturalissimo. Mi piace in combo col contorno occhi che ti ho detto, e mi piace in combo con pennelli così morbidi, rotondetti e qualcosa del genere. Altro prodotto anti-afa che regge... Allora, regge al caldo e al sudore se vai a fare la passeggiata, all'allenamento regge decisamente di meno, però questo proprio non è un prodotto che nasce per reggere a una sessione di crossfit o una sessione di... nasce per andarsi a fare la passeggiata, eh. Però devo dire che il suo lavoro lo fa, e lo fa pure abbastanza bene sotto questo punto di vista. Però se c'è la giornata calda, torrida, non si avverte sul viso, effetto super naturale, e sta lì. Se poi lo fissi anche con un po' di polvere, meglio ancora, cioè se lo fissi con una terra o anche con della cipria trasparente, proprio si fissa per sempre. Però oggi lo utilizzerò senza niente. È un bronzer di Neve Cosmetics, questo mi è stato omaggiato dall'azienda. È un po' chiaro per i miei gusti, è un po' chiaro per il mio incarnato, ho questo, quello scuro l'ho finito, volevo ricomprarlo, poi ho detto ma io ho questo, lo uso. Come vedi lo sto finendo perché mi sono piaciuti molto questi prodotti in stick di Neve Cosmetics. Guarda, non l'ho comprato, cioè non ho ricomprato quello più scuro che comprerò, solo perché volevo finire questo qua. Mi sembrava un peccato avere un prodotto messo lì e non utilizzarlo. Non lo so, io sono anziana e mi faccio questi discorsi. Col pennello che ho fatto vedere prima, che è il 25 di NYX, ma va bene qualsiasi pennello morbidino, piattino, okay. Lo sfumo. Con il pennello sporco, cioè io ho appena finito di fare sta cosa, vado sulla palpebra. Regge al caldo sta cosa? Sì, regge al caldo, regge al sudore, non fa le pieghe. Comunque un trucco di super precisione, eh. Non uso eyeliner, che a me piace tanto per il semplice motivo che non ho trovato un eyeliner che mi soddisfi waterproof, neanche a lunghissima tenuta. In questo periodo della mia vita non ho trovato un eyeliner che mi piaccia, quindi se hai consigli su eyeliner che possono andare bene, lascia pure un commento, grazie. Perché ho questo a disposizione, questo di Yves Saint Laurent Shocking, cioè sì, che ti dà l'effetto shocking, nel senso che quando lo paghi dici che shock, e poi non funziona, quindi è un vero e proprio shock. Per le sopracciglia devo dire che regge alla grande Charlotte Tilbury, in particolar modo, se capissi come si chiama, Brow Lift. Questo mi stanno piacendo tanto i prodotti delle sopracciglia Charlotte Tilbury. Devo dire che in generale, fatta eccezione per il correttore che non mi ha entusiasmata, e in generale i prodotti Charlotte Tilbury sono veramente fantastici. Ti dirò di più, a me piace pure il packaging. Il risultato, come vedi, è naturale, il colore del mio
Il medium brown, io l'avrei preferito una punta più chiaro, però va bene così, poi sai, sono le mie fissazioni come al solito. Mascara, non nasce come un mascara waterproof, ma praticamente regge alla pioggia radioattiva questo mascara. Pillow Talk di Charlotte Tilbury, questo prodotto mi è stato mandato, credo proprio che lo ricomprerò per svariati motivi. Ho acquistato, dovrebbe essere in consegna questa settimana, un mascara waterproof dedicato alla palestra di Aiko, ne parliamo, però continuo a utilizzare questo, che però in questo video sono sicura che non darà mai la sua massima performance, perché praticamente è finito. L'ho molto amato e questo mi è stato inviato dall'azienda Charlotte Tilbury, penso proprio che lo ricomprerò perché mi è piaciuto tantissimo. Se poi prima piego le ciglia, perché le mie ciglia tendono ad essere molto orizzontali, l'effetto è fantastico, cioè piegaciglia e tre passate di questo mascara sembra che io indossi le ciglia finte, una cosa. E devo dire che questo mascara ha un'ottima fama, e la fama che lo precede per quanto mi riguarda è veritiera. Inoltre regge al sudore e regge all'acqua. Sulle labbra i miei amati lippini di neve. Allora, questo l'avevo finito e l'ho ricomprato, che mi piace un sacco. Questi lippini sono intanto sono carini. E questo è il Silky Glow. Sono di Neve Cosmetics. Il primo che ho avuto mi era stato mangiato, poi l'ho ricomprato perché mi piace l'effetto, è piccolino. Mi piacciono i lippini, devo dire che sono stata una bella scoperta. Infatti li ho consigliati spesso. E basta. Questo è il mio trucco anti-afa con prodotti testatissimi. L'unica cosa, cioè te lo dico con moltissima franchezza, è il lippino, ma sulle labbra ormai sono del tutto impreparata, nel senso che praticamente non metto un rossetto da non lo so, perché uscendo con una mascherina, poi magari sì, all'esterno mi capita di abbassarla, in macchina la tolgo, però sinceramente vado di lippino, che è leggermente colorato, è morbido e non mi dà fastidio, anzi, però lo devo mettere continuamente, ecco. Il lippino, è troppo carino il lippino. Questi prodotti che ti ho mostrato sono veramente efficaci contro l'afa e contro il sudore, sono da me testatissimi. In particolar modo consiglio questi due prodotti, quindi It Cosmetics Bye Bye Under Eye e Kiko Active Foundation. Sono due prodotti che reggono al sudore. Testati. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Se hai dei suggerimenti su eyeliner waterproof, per favore lascia un commento, o un eyeliner dignitoso, perché cioè io ne ho provati diversi ultimamente, sono stati uno peggiore dell'altro, o sono diventata pretenziosa io, perché è pure possibile, o c'è qualcosa che non va a Houston. Ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao.